secondo me, la cosa straordinaria è immarcare il cielo proprio. Sì, ma questo altro che l'hanno fatto, che tanto. E poi ci sono questi ricami, no? Di una torta, che se mi chiedessi poi di ripetere, io devo disegnare di lì. Non mi prenderei. È come una torta, no? Poi direi anche dalle dimensioni, partendo dal mattone, dalla pietra, e poi i dettagli, no? È tutto in una proporzione che fa crescere, va increscendo verso l'alto. Si dissolve un po', ma un po' come i dipinti di Klimt, queste pietroline che sembra che la texture è fatta di tanti piccoli oggetti incastrati. E quello che mi lascia sempre sorpresa, come anche questa pietroline, è che questo ricettacolo che loro creano al centro dell'edificio è sempre con riferimento a un rotto. Pazzesco, eh? Quindi ci sono anche 8 finestre. Allora, la sfera del pavimento ha 8 punte, poi abbiamo 4 porte e poi abbiamo ancora altre 4 finestre. Una porta per ogni lato, una finestra per ogni angolo. È per quello che quando anche tu sei dentro al cerchio, il linguaggio delle aperture ti fa sempre sentire come la vita del quadrato.
Infatti guarda che vanno a questa cosa, almeno un po' di anni. Che poi sì, ci deve anche essere.
Quanto è bello! Piano sopra le mani!